Oggi proviamo Amityville. Oggi stasera, stanotte, è una grande notte in cui proviamo Amityville, quello che si dichiara essere una sorta di erede spirituale di Hexen Heretic. Vedremo se è davvero così. Aspetta, aspetta, aspetta. Iniziamo da capo. Ok, una sciona gigante subito. Fantastico. Da questo stile grafico un po'. un po' low poly, un po' no. No, perché low poly direi che le texture sono a bassa risoluzione. Sì, è proprio un grosso omaggio a. Direi Hexen 2 soprattutto. Ah, quindi siamo davanti a una sorta di hub nel quale possiamo scegliere la difficoltà, un po' come Quake. Fico. Ok, la corsa è perenne, è la corsa automatica, quindi non devo. Vabbè, insomma, il male ha conquistato le nostre terre, come sarebbe bello l'effetto di luce sull'ascia. Abbastanza impressionante. Travel to Astral Necrosis. Oi, ciao Char, buonasera. Travel to Astral Equinox, quindi dobbiamo andare da un'altra parte prima di passare da qui. Portal to. Non ho capito, volevo vedere qua c'è scritto Astral Equinox. Ah sì, ok, quindi è il posto dove dobbiamo andare per aprire quella porta. Bello. Wow. Questo effetto. Guarda un po'. Wow. Questa. Bella. Bellissimo effetto. Guarda anche l'effetto sull'ascia. È veramente quasi impressionante. Allora, vediamo. Io dovrò scendere di qua, spero. Secret area found. Ho subito trovato il primo segreto così. Ma mi devo suicidare buttandomi di sotto? Come funziona? Boh, proviamo. Pluff. Ok, c'è l'acqua. Mi vuoi in un suicidio forzato. Allora. Questa sorta di gola, questo pozzo. Qui c'è qualcosa. Spada. Lascia la spada. Prima però volevo provare la spada, scusa. Lascia. C'è già gente che arriva. Oh. Oh, come. Non perdono tempo questi. È finito. Si è incastrato in acqua. Pick up the tiny souls. Quindi anche qui tiriamo su anime. Questo è melee questa quindi. Aspetta, perché la spada è a distanza, a quanto ho capito. Sì, è uno sparo. Press. Oh, non mi dà tanto, sì, level.
Ok, non ci interessa adesso. Mentre questa non è proprio melee. Non male, non male. Staff. Questo si spara con questo, immagino. Non me la vogliono far usare questa ascia. Oh, stavo leggendo. Pare che... The way... Non ti dà tempo di leggere sto coso. The way... Oh. You need a silver key, you need a gold key. Quindi due key. The way... Ah, è qua scritto. Forward, lights, both left and right. La via ci mente sia da destra che a sinistra. Che cosa avrà voluto dire? Oh! Affanbagno. Cioè, sì. Si scivola abbastanza facilmente in sto gioco. Dove va quello? Sono qua, eh? Un attimo, devo mettermi a posto la tastiera e il mouse. No! Madonna, si scivola troppo in sto gioco. Beh, meno, non si può dire che non sia abbastanza dinamico come azione. Abbastanza fluido come... Ha un bel flow. Molto, molto school, insomma, per giocare a Quake. C'è una sorta di homing, questa... Questo sparo sembra fare una sorta di ricerche. Spada. È una spada. Wow, bello! Ho intercettato lo sparo dell'altro. Figata, come se fosse un duello di spade a distanza. Oh, piano. Mi è capitato. Water, soul and fire. Water and blood. Alt fire, aspetta. Ah, ok. E con il tasto destro. Una sorta di splash damage. Di quad damage. Fa con tutte le armi? Non lo sapremo. Parte segreta. No, ok, pensavo si rompesse. Questo? Ah, ok. Pensavo fosse uno appeso. Ah, porca boia. Adesso cosa mi tocca rifare tutto? Ah, cavolo, sì. Guarda te. Fa tutto il percorso? Non ci credo. Oh, e questi dove saltano fuori? Era lì. Sembra, me l'ero dimenticato io prima. Che c'ha? Sulle pareti ci sono ste... Tanto ci sono ste texture... di pareti rotte
Wow, bel saltone. Ok, questo è più grosso. Au! Ho preso la gold key. Ok. Un volo gigantesco. Ok, 4 colpi, ok. Andati a destra, se andiamo a sinistra. Oh, cavolo. Com'è molto Quake questo che ti fanno vedere i bonus messi in posizioni che ancora non puoi raggiungere. Oh, un attimo. Queste pareti sembra sempre che tu possa romperle. Ma invece non si possono rompere. Wow. Ce l'ho sciolto nell'acqua. Wow. Fantastico. Dura pochissimo questo cold damage. Questa sorta di cold damage. Guarda qui, questo fa molto Doom invece. Questa è una cosa che potevi vedere in Doom, di solito, il pavimento che si sfalda in questo momento, cioè che si trasforma in scale. No! Wow, wow, wow. So che non ci starete capendo niente, ma neanch'io. Vi assicuro che neanche io ci sto capendo nulla. Allora, le ammo sono, anzi mana in questo caso, di quest'arma blu sono al massimo, quindi non me ne fa cogliere altre. Fire upon the red room above. Is qua. Ok. Bella. Mi piace un sacco sta spada. Lo shotgun della situazione. Oh, salve. Cioè, ti cambia le armi in una velocità. Ok, la silver key. Ah, qui è il. Madonna, buon proseguimento. Ciao Char, grazie di esserti connesso. Lo so, è un po' tardi. Ah, questo era il corridoio di prima, vedi? Non aprire la porta. Oh. Apri, chiudi, apri, chiudi. Ok, grazie, grandi. Molto gentili che hanno distrutto il ponte. Beh, non ci arrivo col salto. Per poco non ci arrivavo. Però si può salire in qualche modo. No, piano! Che andiamo di sotto. No, direi di no, andiamo di qua. Bella, la grafica è bella comunque. È un mix molto intelligente.
Cioè, ricostruisci in maniera molto convincente, ma allo stesso tempo gradevole l'era dell'low poly. With the whispers edge wisely, it may strike many foes at once. Cos'è il whispers edge? Una delle armi che ho? Forse, vabbè, forse questa, forse, siccome è la stanza dove ho trovato la spada, sarà la spada, anche se io l'avevo trovata prima. Però immagino che questo messaggio si riferisca a quest'arma qua. Allora, ah, quindi da qui posso saltare, ecco. Wow, figata. Piace un sacco l'impatto che hai contro gli altri nemici. Ok. Allora, a me comunque le... La mana verde ce n'è di meno, se ne trova di meno rispetto alla blu. C'è anche da dire che l'arma comunque l'ho raccolta prima di quanto del momento, cioè raccolta prima di quanto era prevista, quindi anche ormai ci fossero poche ammo. Poca mana. Prima uccido te e poi spariamo. Wow, bello! Cioè si muove tutto, tutta una parte di pavimento. Ok, i nemici hanno ognuno un... No, ognuno no perché quelli piccoli non si sentono, però questi grossi hanno un verso che li rende riconoscibili. Un po' come il vecchio Quake. Platform del Blue Moon. Aspetta. Aia. Sapevo che c'era un segreto andando di qua. Aspetta, dove sono venuto? Vabbè, sì. Bello. Ok. L'ascensorino supersonico. Ok, fine livello. Non male, bello. Killer. Award for killing all enemies, quindi li uccisi tutti. Award for reading all the message on the walls. Ok, quindi ti danno dei premi se leggi tutti i messaggi. Bastion of the Blue Moon. Ok, effettivamente siamo saliti con l'ascensore. Con l'elevatore. Bella la luce. Figata.
C'è anche un leggero effetto nebbia. Ok, qui c'è lo staff, ma quindi allora se muori rinizi da capo il livello perché ti riarmano come se fosse la prima volta. Questa arma l'ho già presa nel livello precedente, quindi il fatto che l'abbiano messa significa che c'è la possibilità di riniziare questo livello disarmati. Quindi forse se si muore. Oh, chi è? Ma questi dove sono arrivati? Gold key, chiave d'oro. Prendiamo un po' l'arma perché non voglio consumare troppo la mana di quella spada. Vabbè, hanno un homing attack queste, quindi è una cosa molto più facile. Via, 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 via. Aspetta qua, no, è un punto dove ancora non sono stato, un attimo. Rischiamo di triggerare altri nemici, quindi no. Allora, questi diventano pericolosi in punti ristretti, quindi in corridoi ristretti, perché in un ambiente aperto questi cavalieri non sono eccessivamente, cioè il loro attacco si può evitare abbastanza facilmente girandoli attorno. Quindi in un punto aperto tipo questo è già più facile affrontarli rispetto a un corridoio. Questi invece sono carne da macello. Ok, interruttore blu. Non capisco se i loro colori sono riferiti in un certo senso anche alle due tipi di mani che ho. Cioè quella verde e quella blu, o se la cosa non è collegata. Cioè il fatto che loro siano di colore verde e blu, come i due tipi di mana che ho. Oh. Ecco, come dicevo prima, un posto come questo è molto svantaggioso per affrontare questi cavalieri, perché non possiamo girare attorno e evitare i loro attacchi a ventaglio. Ok, qua era previsto che venissi giù da qua, quindi sono fatto la via inversa in un certo senso. Provo a capire cosa ho attivato con quell'interruttore. Ah, c'è anche questa parte qua. Aia. Chissà cosa servono le anime che raccogliamo. Sarà una moneta? Dice press alt. Engage soul power. Ah, ok. Forse se raccogliamo un tot di anime possiamo avere quella sorta di quad damage. Ah, moltiplicatore di danno. Oh.
non so cosa cambiava. Top, maximum, il cap di mana verde che possiamo portare è 100. Au. Ma questi sono i bombaroli della situazione. Che dopo possa trovare un'arma rossa che attinge da una mana rossa e spari tipo bombe o cose esplosive. Anche perché il blu sembra rifarsi all'acqua, no? Come elemento. Il verde però non so che cosa si rifà, si possa rifare. Those who would... Oh! Worship the sun are blind. Ok. Mi sto un po' perdendo perché effettivamente la mappa non c'è, c'è solo le statistiche. Ok. Ah, comunque ho fatto il giro di questo piccolo dungeon. Ok. E non c'è altro. Ok. Spostavo le... Ah, questa lucina che vedo qua sotto. Cioè lucina, questa sorta di fumo porpora. Sta a significare che posso sparare quel potenziamento. Ma ha un contatore di anime. Piano 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 cadevo, stavo per cadere qua. Piano, possiamo andare anche al centro, infatti, nessuno ce lo vieta. Non è velenoso il pavimento qua. Anime. Però non so come andare a prendere. Orange mana. Ah, ok, vedi che c'è la mana arancione. Non è rossa. Mi sei aspettato della mana rossa. Un arancione. Quindi fra un po' troverò un'altra arma. Immagino. Spada. Sì, qui ti armano piano piano. Anzi, visto che ci sono quasi quasi farei un salvataggio. Mi ha salvato? Capisco. Ah, ci sono tutti automatici. Ma questo è il salvataggio che ho fatto io. È il nuovo salvataggio, vai. Ok. Laggiù c'è della qualcosa. Non si può arrivare da qui. Chiave ancora non l'ho trovata, ok. Il level cap della mana blu è 250, ok. Pozzo. Stiamo girando intorno.
questo pozzo, però sono sicuro di non esserci ancora stato. Chi è? Chi è? Ah! Aspetta, fatemi salire. Non ho ancora trovato un momento buono in cui usare il potenziamento, eh. Il gioco filava abbastanza liscio. Questo cos'è? Picchiata Minor Soul Torch. Ah, questa illumina. Ha un'anima che fa da torcia. Illumina. Guarda come siamo spartani. Là c'è un'altra arma. Oh, il tridente. The World Trident Secret Power reveals with overkill. Ah, si è spenta la torcia, ok. Madonna, c'era buio. Oh, mi stava per schiacciare. Ah, ti possono schiacciare gli ascensori qua? Ah, se non c'è la torcia, mica la vedevo sta cosa. No, sì, beh, l'avevo vista questa apertura, però. Ma che bello il riflesso dell'acqua. Sulle pareti, sul soffitto, figo. Qua niente. Bello, bellissimo. Allora, queste piccole vanno oltre, cioè sfondano il level cap della salute, ok. Come le pozioni. Pozioni blu in Doom. Bello l'effetto bagnato su queste pareti. Solo che qua mi sa che non si va da nessuna parte. Devo tornare giù. Dov'è che devo andare? Chiave ancora non ce l'ho, no. Ho il tridente, ma non ho la chiave. Qua ci siamo già stati. Ci siamo fatti la nostra passeggiatina. Ah, qui ci siamo dove abbiamo fatto. Abbiamo preso le spade gli altri amici. Lì c'è quel piccolo dungeon. Niente, sto girando attorno. Devo trovare. Lassù si va? Se si va su. C'è modo di andare su. Prude tutto. Ah, qui c'è la porta. Qui c'è Boo. Qui c'è ancora lo staff. Qua. Ci siamo già stati, ok, c'è il pozzo. Scusate, su si va sicuro. È sicuro che su si va. Non so come.
Ehi, qua c'ero già stato. Sì, sono dall'altra parte. È da... Ah, ok, all'inizio livello. E giù... Ah, giù è dove ero prima. Ok, sì, ho capito. Con l'acqua. Ok, va bene, va bene. Sto capendo qualcosina. Qui invece... Lassù invece... Dove c'è andare? Allora, cosa bisognerà pur fare? Io ho anche attivato qualcosa, non so neanche che cosa. Un segreto. Qua era il dungeon di prima. Aspetta, qua c'è qualcosa. Non c'era ancora andato qui. Non c'era ancora venuto. Ecco qua. Siamo di sopra. Ti sento ma non ti vedo, dove sei? È un momento buono per provare. Wow. Chiave. Ah, lì era quella struttura tipo a fiore che c'era prima. Vediamo cosa c'è qua. Non credo ci sia altro. Quindi... Ok, la chiave, possiamo tornare alla porta. Oh, bellissimo che rimbalzano. Bello il cerchio. Bellissima sta spada, piace un sacco. Avevo consumato così poca... pochi colpi, qua c'è poca mana verde. Tagliato in due. Allora, devo ancora ben capire come usare le armi. Allora, questa è una sorta di Gatling, cioè Gatling, insomma, di mitragliatore, fondamentalmente.
Standard. Questo, ecco, potrebbe fare le veci di un shotgun, quasi, perché insomma è colpo secco, più cadenzato, quindi più lento, che però prende più persone, quindi una sorta di quasi shotgun. E questo invece è una sorta, mi sa che è un potere, è come lo staff, solo più potente, che ha i fulmini invece dei colpi singoli. Quindi magari una cadenza più bassa rispetto allo staff, però più potente. Allora, questa spada in luoghi ristretti non è male, perché in luoghi ristretti ammassa i nemici tutti assieme e ci permette di Passageway to Vaults of Midnight. Ah, è l'uscita. Guarda qui, dove eravamo? È il punto dove eravamo prima. Ah, sì, è vero che c'era quella. C'era una porta che non si apriva lì. Figo. Ok, quindi quel simbolo verde è l'uscita. Scholar, ma non ho ucciso tutti. Strano. Wow. Bella la musica. Overkill. Comunque sì, è vero. Cioè, nel primo livello c'era un po' che c'era poca mana verde perché l'arma in teoria la dovevi trovare più avanti, perché qui vedo che comunque la mana verde c'è in abbondanza. Non è così rara come sembrava all'inizio. È sempre comunque presente in qualità minore rispetto alla mana blu. Beh, secret, è abbastanza facile trovare questo secret. Bello. Bello che loro ti rispondano e poi ti possono annullare il tuo colpo. Ti cancellano il colpo con loro. Tridente. Probabilmente questa. Io prima l'ho preso in un posto segreto, quindi in teoria l'ho ottenuto prima di quanto dovessi. Qui è il momento ufficiale nel quale entri in possesso del tridente. Ok, io ho la mana carica, quindi la silver key è che è lassù, pensa a te. Design. Our leader, guardian of the moon, he now dreams of death and pain. Bellissimo, che hanno animazioni diverse in base al tipo di attacco. E col fulmine hanno l'animazione. Ma se. Aspetta, fammi vedere una cosa, voglio provare. Ah no, so che sparando nella pozza d'acqua l'avrei elettrificato, invece no. Sono stato figa come cosa. Staff. Sì.
Lui fa la risatina come il tizio di Heretic. Allora, quando raccoglie le armi. Secondo me questa è un'arma, queste mine, queste sorta di granate che sparano loro, sarà un tipo di sparo che avremo anche noi più avanti, sono sicuro. Come anche la spada, che c'erano quelli che hanno lo stesso attacco nostro con la spada. È proprio precisissimo, questo homing. Fa un po' fatica a cecchinare. La sai che queste anime quasi quasi le lascio per dopo? Proviamo con... Molto più facile colpire da lontano con il tridente. Aspetta lo staff. No, no, non mi ero accorto che c'era il buco. Pensavo di essere morto. Dov'è? No, no, mica l'avevo visto. Prendi cura. Qui non si arriva. Qua. Oppure. Ah, ecco qui. Aspetta, aspetta. Già pieno. Stai la prendo adesso, visto che l'ho usata. Che sarà una nuova arma? Usa la mana. Ah, quell'arancione, ok. La mana arancione. Allora, aspetta. Molto più preziosa delle altre due, immagino. E non solo perché l'arma la trovi più avanti. Probabilmente sarà più potente quest'arma. Allora. Qualcosa mi dice che si poteva trovare anche prima di questo punto qua. No! No, ma dai. Bisogna essere precisissimi questo gioco.
Bomboni. Che? Ma sono pianeti. Cambiano ogni volta. Non overkill. Proprio lanciarazzi. Meglio preservare momenti un pochettino più di crisi. Ah, aspetta, acqua verde non mi piace. Allora, da lontano funziona meglio questo. L'abbiamo appurato. Non userei il tridente in acqua, questo strano presentimento. Che usare il tridente in acqua sia quanto mai, almeno quanto mai pericoloso. Qui non si arriva. Vabbè, ho 200 di vita, dovrebbe bastarmi. Di capire se lì era un posto dove si poteva saltare, ma non credo. Belli i colori, l'uso dei colori è bellissimo. Beh, qui ce ne siamo già stati, mi pare di sì, perché ci sono dei cadaveri là di sotto. Qui pure. Vabbè, qui è da dove se... No, aspetta, qui è l'ascensore che mi ha portato su. Ok, sì. Boh, prenderò giù di qua. E invece no, non c'ero già stato. Ma pensa a te. No! Non me l'aspettavo. Ah, inizi come immaginavo, inizi senza le armi. E io ovviamente non ho salvato. Porca giudiva. Non è facile questa cosa. Cavolo. Dobbiamo stare molto attenti a non morire. Anche in teoria potremmo rifarci tutto l'arsenale. L'arsenale potremmo rifarcelo tutto abbastanza facilmente perché le armi ci sono tutte. Però. Wow, bello. Lo staff non c'è, vero? Vabbè, c'è con te. Oh, un attimo! Stavo grattando. Aspetta, era un proiettile, non era lui. Ah, dai, muori! L'ho incenerito. Incredibile. Ah, ecco lo staff. Ah no, beh, è una cosa comune sui testi soffitti, quella croce. Adesso questi hanno la capacità di saltare.
5 colpi di spada. Oh! Questo tridente è forte, ma consuma molta più mana rispetto allo staff normale. Quindi proviamo a... Comunque è un buon design, un buon level design questo, eh. Ah, ecco, quella è la piattaforma in cui ero caduto prima, che pensavo di esserci già stato perché c'era il suo cadavere. Invece lì l'abbiamo ucciso, sì. Bisogna anche stare abbastanza vicini per usare questa spada. Madonna, potenziata così, veramente forte questa spada. Fa un danno altissimo. Praticamente sciotto tutti con un colpo solo. Allora, qua bisognava andare... No, non qui, di là. Qua. Poi questo lo prendiamo visto che l'abbiamo usato prima. Piano. Beh, 5. Sarà morto. Full health, ah ok, questa è vita. Allora, visto proprio il full health, direi che salviamo. Spero che abbia salvato. Non facciamo lo stesso errore di prima. Questi si ammazzano meglio con...
Un po' spara in alto. Un'azione preziosa questa. E se siamo in primo più in alto lui non ci può ferire. Punto debole non da poco. Ah, quelle cose con l'aura rotonda riforniscono al massimo il nostro, la nostra level cap. Allora non ho capito cosa ha fatto qua. Ah, devo andare di qua forse. Luna si preoccupa. Sì, è molto più difficile prendere, colpire i nemici volanti con questa spada. Con la spada. Bisogna usare un'altra arma. Quanto è buio qua. Mi tornerebbe utile quell'anima torcia. È troppo forte per loro questa, che li overkilla. Notare come i loro spari si annullino con le colonne appena le toccano, invece noi che possiamo, possiamo attraversare, cioè non attraversare completamente, però non ci vengono bloccati totalmente se li prendiamo di striscio, cosa che invece succede ai nemici. Vabbè, pensavo ci fosse qualcosa da sparare lì. Da uccidere. Tiny Soul. Momento di pausa. Di calma, salviamo. Oh, dai. Giù di qua. Una spada da una parte e i preti sono andati da un'altra. Bellissimo. Dicevo, un nemico alle spalle. O praticamente un nemico alle spalle. Se volessero fare i bastardi dovrebbero mettere dei buchi tra questi cerchi.
ogni tanto, in modo che non si vedano e tu ci caschi dentro. So che non sono stati così stronzi, sti bastardi, scusate, parlano così poco carini. Se le armi a mana blu sono nettamente più indicate per colpire a distanza, non c'è niente da fare. Ah! Meccanismo. Ecco, una situazione così è meglio la spada. Potevo anche usare l'altfire. Ci sarebbe stato bene. C'è una cosa che mi ricorda un po' Quake in questi simboli. Non capisco perché quello centrale abbia i due semicerchi, gli altri no. Ci sarà sicuramente una ragione. Non sarà casuale la cosa, o semplicemente estetica. Ci sarà un motivo. Ah, sono piano di sotto. Tutti i livelli sono fatti così, cioè sono sempre la stessa area nel quale tu continui a tornare. È bello. Bello. Piace. Sapevo che era dietro. Oddio, si è frizzato, no? Meno male che l'ha fatto, non è crashato. Ok, Silver Key. Sembra la stessa stanza. Parlano male dei templi concorrenti. Visto che questo è il Tempio della Luna, parlano male dei Tempi del Sole. Chi è? Che ci vuole? E i pianeti? Con l'altfire come sarà? Devastante. Ah, ok, è uscita quindi. Non male. Non male davvero. Niente premi stavolta. Non ne ho ricevuto nemmeno uno. Strano, chissà cosa ha saltato. Santuario della Luna. Io salvo. Non ho voglia di rifare. Riniziare disarmato. Anche se qui comunque ti riforniscono per bene. Oh, boss. Potrebbe come prevedibile un boss. L'acqua, bello. Moon Guardian. Oh, signor. È uguale a quegli altri, solo più grande. Scusa, perché non diamo di artiglieria un pochino più pesante? Senza morire, però. Fatto bene a salvare. Load latest. Buttiamoli subito i pianeti. Peccato di non aver conservato mana, anzi, anime per l'altfire.
Ah, c'è la barra della sua vita. Ah, wow, piano, piano. Bisogno di... Non muore mai! Incredibile. È stato difficile. No, non è stato difficile, direi. Qui c'era la mana arancione. Ok, quindi. Beh, la mana verde non l'ho usata. Mitico. Boh, saliamo qui. Ok, no, aspetta. Bello. Beh, killer ci sta, c'è solo un nemico. Quindi abbiamo finito. Ah, sì. Si è fatta notte! Bellissimo. Quindi questo è Astral Equinox. Quindi adesso dovrebbe aprirci questa porta qui. Portal to Domain of the Sentinels. Il dominio delle sentinelle. Direi che salviamo e ce lo teniamo per la prossima volta. Bellissimo. Impressionante, davvero, non me l'aspettavo. Ci vediamo, ci becchiamo alla prossima, ragazzi. Ciao.